Io penso che il capitalismo funzioni molto bene, purtroppo, anche nel creare dei bisogni e dei comportamenti che sono altamente anti-ecologici, anti-sostenibilità, ma fortemente interiorizzati. C'è ad esempio anche l'aria condizionata, per molti diventa la normalità, che è sicuramente un problema individuale, ma è anche un problema di sistema, di società, cioè c'è sempre ovviamente una relazione tra i due livelli, però effettivamente non è la responsabilità soltanto individuale, perché comunque è quello che viene normalizzato all'interno della società. E purtroppo comportamenti antiecologici sono molto forti all'interno di questo sistema proprio perché c'è l'idea di dominare la natura, cioè questo è uno dei valori, no? Noi come società dobbiamo dominare la natura che è là per servire. Su questo personalmente io trovo un po' problematico la questione dei bisogni creati. Problematico non falso. La trovo un po' problematico perché si rischia di entrare un po' in quella dinamica del allora ci sono dei bisogni veri e dei bisogni superflui e si scivola facilmente nel chi decide quali sono quelli superflui e quali sono quelli veri. E quello che a me dà un po' fastidio di tutto il discorso sull'azione individuale è che tutto continuamente è concentrato sulla sfera del consumo. Cioè, mi sembra che un po' l'equazione sia. C'è un problema. Bisogna consumare in modo diverso, comprare in modo diverso, comprare qui, non là, eccetera. E questo può aiutare a risolvere il problema. Il che significa un po' dire che gran parte della cosa è come si consuma, come si compra, eccetera. Ovviamente sono d'accordo con te che è molto difficile valutare caso per caso, però molti bisogni sono indotti. Qual è il limite giusto rispetto a un bisogno? Non lo so. Sicuramente bisogna porsi la domanda e pensare anche da un punto di vista ecologico, ambientale, e pensare quanti di questi oggetti, comportamenti che noi stiamo avendo in realtà sono semplicemente frutti di un accumulo del capitale, ecco. Quindi sì, attenzione, sono indotti, qual è il livello da discuterne, Ma infatti su quello io non stavo dicendo che sia falso, cioè che, non ci, che i bisogni non siano indotti, assolutamente. Forse più che focalizzarci sulla questione della non necessità dei bisogni, derubricare, squalificare alcuni bisogni come secondari, oppure finendo una sorta di scolastica del quale bisogno è più necessario, quale meno, eccetera, eccetera, sostanzialmente non andrei a moralizzare il discorso, perché quello se no mi sembra buttarla sulla moralizzazione del bisogno, del consumo, eccetera. O non vedere comunque quella come la chiave lezione. Il fatto è che secondo me è un discorso che riguarda anche la produzione, non per quanto riguarda ad esempio un danno che noi facciamo a livello ambientale, non so quanto sia scindibile il discorso tra produzione e il modo in cui io consumo. Sicuramente sono d'accordo con quello che dici tu, cioè bisogna evitare di andare verso una moralizzazione per cui no, sei tu che consumi male, non sono io che No, produco moralizzazione non è male. solo tu che consumi male, è anche tu sbagli nel voler quella cosa. Però credo che il cambiamento del modo in cui io vado a consumare determinate cose può comportare effettivamente un diverso direzionamento anche della produzione, perché a livello di mercato, se la cosa tira di più verso una certa direzione, per cui un mercato più sostenibile, tendenzialmente si tenderà ad andare in quella direzione, anche perché comunque penso che nell'ottica in cui il capitalismo punta verso un aumento del profitto, un modo di produrre che va a creare meno profitto, la cosa è un attimo, c'è da fare un attimo un bilanciamento. Mi rendo conto che adesso questo è un discorso, volendo forse un po' ingenuo, e che non tiene conto del fatto che il capitalismo in sé come sistema di base è un qualcosa che anch'esso deve, per utilizzare un termine di certo tipo, essere superato forse. Sì, ma per me c'è anche un discorso un po' più umanistico in questo caso, nel senso che deve basarsi sostanzialmente su un'idea utopica di mondo, nel senso che un'utopia di mondo è un mondo per individui perfetti, è un mondo per soggetti più o meno perfettamente razionali, più o meno perfettamente altruistici, eccetera, eccetera, e tutti gli altri? Il Sì. capitalismo funziona ovviamente perché corrisponde e risponde al bisogno che è eterno e da sempre ricercato del singolo. Ed è il motivo per cui non esistono gli esseri perfetti di cui parli tu, perché nessuno, cioè non è pensabile essere così altruisti, così consapevoli, così in Sì, ma pace il col proprio capitalismo non bisogno. produce per il bisogno. Ma come no? Il capitalismo produce per il... è la base. Il sistema di produzione capitalistico va
a creare un bisogno che tanto è insito creare in noi, perché siamo alla ricerca di un bisogno costante. Ma ovvio, sto esagerando, sto provocando, è provocatorio come termine per fortuna, però il capitalismo nasce proprio lì. Il capitalismo produce per il profitto, non per il bisogno. Appunto, e lo fa generando la diversità dei bisogni. Assolutamente sì. La diversità dei bisogni, quello che ti sta dicendo lei, il capitale cerca di soddisfare qualunque bisogno, anzi li inventa, e non è in contraddizione con la ricerca del profitto. Posso? Certo. Per uscire un po' forse dall'impasse, cioè, mi sembra che la discussione sia anche proprio come può essere posta alla popolazione, alla comunità, al cittadino, al soggetto rivoluzionario, quello che vogliamo. Come possiamo parlare di bisogni all'interno di una cultura di resistenza qua a Torino? Perché l'aspetto moralizzante è molto pericoloso all'interno della nostra società, è normalmente un discorso rigettato. È un po' una delle critiche della decrescita, che molto spesso viene sminuito come un qualcosa di decrescita, vuol dire di meno, come qualcosa di molto moralizzante, io consumo troppo, non mi interessa, quindi è una critica molto banale, ma viene spesso fatta. Quindi se noi pensiamo nell'ottica delle culture della resistenza, come potremmo dialogare con la popolazione rispetto a questo tema? Non ho la risposta, però io penso che sì, la società attuale crei veramente dei bisogni. Stavo pensando al turismo. Il turismo è una delle industrie basate su dei bisogni altamente indotti. Cioè, a tutti fa piacere andare vicino, andare all'aperto, vedere delle cose nuove e così via, però magari andare da un'altra parte del mondo non è poi così fondamentale, o rispetto al consumo e all'inquinamento che abbiamo dei consumi troppo alti rispetto poi al bisogno che noi andiamo a pagare. Quindi il turismo è un chiaro esempio di settore economico dove c'è un bisogno indotto. Come si può far passare questo messaggio alla popolazione? È molto difficile. Banalmente c'è stata una riscoperta delle uscite fuori porta o del turismo in Italia con il Covid. Cioè, in molti hanno riscoperto la bellezza degli spazi vicino a casa propria e, o all'interno della propria nazione, ci è voluta una pandemia. Sono tutti, anche il discorso moralizzante, i bisogni, è un punto centrale che io personalmente sono incapace di parlare con le altre persone che mi stanno vicino. E anche la decrescita, che è una teoria che ha fatto uno dei punti fondamentali, avere di meno, produrre di meno, produrre diverso e così via, però il messaggio che passa è soltanto dobbiamo tornare alla frugalità, che non è il messaggio, ma è quello che arriva al cittadino comune, ed è un grosso problema, di nuovo un problema di comunicazione. Come si può far passare questi messaggi che stiamo parlando stasera? È un bel punto di domanda.